fissare un incontro urgente per discutere della gravissima carenza di personale medico presso gli ospedali di Polla e Sant'Arsenio, che rischiano di non poter più erogare neanche i servizi essenziali di urgenza e di emergenza. E questa è la richiesta fatta da Massimo Loviso e Nicola Pica, rispettivamente sindaci di Polla e Sant'Arsenio, al commissario straordinario dell'ASL di Salerno, Fernando De Angelis, attraverso una lettera inviata per conoscenza anche al prefetto della provincia di Salerno. I due primi cittadini hanno scritto il documento a nome di tutte le amministrazioni comunali che ricadono nel territorio della ex USL 57, manifestando le loro preoccupazioni anche per i possibili trasferimenti di personale medico dall'ospedale Luigi Curto di Polla ad altri ospedali della provincia. Tale situazione, si legge nella lettera, più volte è stata evidenziata a livello locale, provinciale e regionale verbalmente per iscritto e non è più sostenibile. A questo punto si richiede una piena assunzione di responsabilità da parte di chi deve garantire l'erogazione di servizi sanitari efficienti in un'area densamente popolata e dal ridosso dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria. Pica e Loviso lamentano anche la mancata adozione da parte degli organi competenti di provvedimenti concreti per evitare l'emorragia di personale dalle due strutture ospedaliere. I sindaci non hanno intenzione di cedere e nella parte conclusiva della lettera hanno minacciato di mettere in atto azioni di protesta eclatanti.